Un ottimo Campobasso si sbarazza 2-0 di un ostico. Giulianova decide una doppietta del redivivo Cogliati, che in due settimane ha mutato il volto della squadra. Cudini estromette Alessandro per scelta tecnica e vira su un 4-3-2-1 in cui brillerà anche la stella di Candelori. Si gioca di fronte a poco meno di 1000 spettatori, gara preceduta dalle spettacolari celebrazioni per il centenario dalla fondazione della società. Il Campobasso giocherà appunto con la maglia del centenario, che dopo questa partita verrà ritirata. I piccoli della scuola calcio rossoblu sono in cerchio intorno ad un mega 100 che raffigura il lupo. Oltre ai festeggiamenti, anche un minuto di silenzio per ricordare Roberto Fagnano, manager campobassano della sanità abruzzese, deceduto improvvisamente in settimana. Al quinto, punizione di Pizzutelli, la barriera giuliese la devia in calcio d'angolo. Su Selva Piana viene giù una pioggia incredibile, all'11° da Candelori per Cogliati, che calcia alto ma si prende gli applausi del pubblico presente. Al 17° punizione di Pizzutelli, molto tagliata, si intromette Sbardella che calcia alto ma era anche in fuorigioco. Debutto dal primo minuto per Sbardella al fianco di Menna. Passano 30 secondi con Candelori che crossa, Diamutene intercetta in qualche modo, per i campobassani è irregolare, ma l'arbitro fa capire a gesti di giocare, il direttore di gara, signor De Vincentis di Taranto. Break Giulianova al 18°, quando Suriano è bravo a cambiare piede, decide di beffare Natale, non ci riesce, questione di qualche metro. Le coreografie non si stoppano nel corso della gara, i tifosi rossoblu omaggiano i 27 angeli di San Giuliano di Puglia a 17 anni dal tragico terremoto del Molise. Il Campobasso abbatte il Muro abruzzese al 27°, al termine di un'azione degna di nota, palla a terra da Candelori a Cogliati, lo spazio è troppo ghiotto per il diagonale vincente della punta di casa. Due gol in due partite per il neo attaccante rossoblu, la partita alza notevolmente i toni. Al 31° Lupi vicino al bis dal fondo, e lo stesso Cogliati a mettere al centro per Candelori che corregge ma trova il muro di Gueye che protegge la porta ospite. Ancora rossoblu offensivi, al 35° Cogliati mette in mezzo, allontana sempre Gueye, l'azione prosegue con Brenci che prende la mira e conclude, ancora Gueye a frapporsi al tiro del giocatore di casa. Il Campobasso costruisce tanto, al 43° gran pallone di Vanzan da sinistra, testa di Tengorang, pallone fuori di un soffio, il Giulianova non sta solo a guardare o a subire. Passa un minuto, cross da destra di Barlafante, interviene a 2 metri dalla linea Fabriani a depositare in corner. I rossoblu mancano della giusta precisione, altrimenti l'attivo sarebbe stato più rotondo. 45° gran contropiede orchestrato da Brenci, palla offerta a Pizzutelli, grande sterzata e conclusione respinta da Bifulco. Arriva Tengorang che va al tiro, salva sulla linea Ferrini, riprende ancora Candelori il cui tiro smorzato è intercettato da Bifulco. Incredibile, 3 occasioni in pochi secondi ma non sfruttate dai padroni di casa. Nella ripresa nessun cambio da parte dei due tecnici giallorossi in avanti al quarto, con il destro di Suriano al lato di qualche metro. Negli ospiti dentro l'ex Di Paolo al posto di Fazzini a partire dal 7°, ospiti pericolosi al 13° quando Ram Cook scocca un tiro che diventa facile assist per Fioretti, il quale viene chiuso da Menna in angolo. I rossoblu tirano un sospiro di sollievo, il Campobasso cala un po' a livello fisico, il Giulianova si gioca il tutto per tutto con le 4 punte in campo. Dal 22° dentro anche l'ex Vitelli in luogo di Ferrini, Cudini non sta a guardare, inserisce Giampaolo al posto di Pizzutelli dal 25°. Rossoblu adesso con 3 punte sul terreno di gioco, i lupi si tolgono qualsiasi brutto pensiero dalla mezz'ora quando Brenci effettua una scivolata che favorisce il recupero di Cogliati messo a terra da Gueye, uno dei migliori dei suoi. Per il signor De Vincentis è calcio di rigore, dal dischetto la trasformazione di Cogliati è perfetta, la gioia per il raddoppio è condivisa con i tifosi della Nord Scorrano che sono lì a pochi metri. La vittoria sembra essere ipotecata, Cudini ne approfitta per far entrare Zammarchi al posto di Tengo Rang dal 38°. Applausi scroscianti per Cogliati, al minuto della sua uscita dal campo entra poi Giambè al suo posto. In pieno recupero siamo al 92°, si prende la scena anche il portiere Natale, davvero abile nel neutralizzare un tiro ravvicinato di Fioretti. Dall'altra parte un minuto dopo dal fondo Pennella Bontà ma calcia fuori Giambè. Finisce con la festa fra tifosi e squadra e con una ritrovata serenità in seno alla squadra rossoblu, quel fattore di cui si sentiva tanto il bisogno fino a 2 settimane fa.